appena aprire la partita IVA nel 2024? Ciao, io sono Greta Galli, in questo canale si parla di tecnologia, ma ogni tanto divaghiamo un po'. Sto per chiudere il mio secondo anno da partita IVA e volevo raccontarvi un po' la mia esperienza. Pro e contro e darvi anche dei consigli foste interessati ad aprirla. E vi voglio anche preparare ad alcuni adempimenti che ci saranno alla fine del primo anno. Ma andiamo con ordine. Come sempre quando si parla di lato fiscale mi faccio affiancare da Fisco Zen, ma di loro ne parliamo dopo. Piccolissimo recap, anche per chi magari è nuovo nel canale. Io ho aperto la partita IVA nel febbraio 2022, dopo aver capito che gli affari, quindi guadagni, andavano bene e soprattutto arrivavano da tanti clienti diversi. Il pro della partita IVA è proprio questo: non avere più vincoli nei lavori. Per qualsiasi cosa con pagamento si emette la fattura. Un unico limite però: il massimo di guadagno in un anno. Perché con regime forfettario si possono guadagnare al massimo 85.000 euro in un anno. Che buttali via, parliamone. Un altro pro è che le tasse le paghi in base a quanto guadagni. Quindi se guadagni 0, paghi 0, se guadagni 1.000, una percentuale su quei 1.000 e così via. L'unico costo fisso che avete è quello del commercialista per l'apertura e i vari servizi. Ed ecco che entra in gioco Fisco Zen. Si tratta di un'azienda che si occupa dell'apertura e della gestione della partita IVA online, attraverso un commercialista online dedicato, sempre disponibile al telefono e via mail. È una piattaforma sempre online per gestire tutti gli adempimenti fiscali, compresa la fatturazione elettronica. Sarà obbligatorio a partire da gennaio 2024. Infatti ci sono dei modelli di fatture precompilate, semplicissimi, che basta riempire e inviare ai vostri clienti. Vi ricordo che se siete interessati a capire se avete bisogno della partita IVA, potete richiedere una consulenza gratuita e senza impegno con un esperto di Fisco Zen dal link che vi lascio in descrizione. E nel caso dobbiate aprirla con questo codice vi lascio 50 euro di sconto sul primo anno. Ma in merito alle tasse veniamo alla sorpresa alla fine del primo anno. Se l'avessi saputo prima. Dopo il primo anno di attività ci sono dei contributi da pagare all'INPS che sono diversi in base all'attività che si svolge. Se sei un libero professionista iscritto alla gestione separata, come me, dovrai pagare il 26,23% dei tuoi guadagni netti annui. E la prima scadenza del pagamento è a giugno dell'anno dopo l'apertura. Per esempio, se apri la partita IVA a gennaio 2024, pagherai i contributi sui guadagni del 2024 a giugno 2025. Se invece hai una ditta commerciale, come un e-commerce, un artigiano, un parrucchiere e così via, dovrai pagare i contributi direttamente alla gestione commercianti o artigiani INPS. E i contributi in questo caso sono di due tipi, fissi e variabili. Contributi fissi dipendono dalla tua attività e dovrai pagarli indipendentemente dagli incassi, in 4 rate annuali di pari importo. Per il 2023 gli importi sono 4.292,42 se sei un commerciante e 4.208,40 se sei un artigiano. I contributi variabili invece si calcolano in percentuale sui tuoi guadagni netti che superano i 17.504. Iniziano ad esserci troppe cifre in questo video. 24,48% se sei un commerciante e 24% se sei un artigiano. In questo caso i contributi fissi li inizierai a pagare da subito, in quanto l'INPS ha stabilito delle scadenze trimestrali in cui effettuare il versamento. Il primo trimestre è il 16 maggio, il secondo trimestre è il 20 agosto, terzo trimestre 16 novembre, quarto trimestre 16 febbraio dell'anno successivo. Invece la parte variabile, come libero professionista, la pagherai a giugno dell'anno successivo. Ad esempio, se apri partita IVA come ditta individuale a gennaio 2024, la prima volta che pagherai i contributi fissi sarà il 16 maggio 2024 e invece a giugno 2025 pagherai i variabili. Purtroppo questa cosa non tutti te la dicono e potrebbero arrivare delle brutte sorprese a fine anno. Fisco Zen ci viene in aiuto, perché sulla piattaforma digitale c'è anche una sezione dedicata alle tasse da dover pagare, che si aggiorna in continuazione sulla base delle fatture incassate. Così sapete sempre quanto mettere da parte per la dichiarazione dei redditi, fate insieme al vostro commercialista di Fisco Zen che vi manda il modello F24 da pagare. Spero di avervi dato altre informazioni in merito alla partita IVA con questo video. Fatemi sapere nei commenti se avete dubbi, domande e perplessità. In descrizione trovate il link per richiedere una consulenza fiscale gratuita e senza impegno con un esperto Fisco Zen, insieme ad un codice sconto di 50 euro sul primo anno. Io per qualsiasi cosa vi consiglio di parlare con i loro esperti per schiarirvi le idee e chiarire anche tutti i dubbi, domande che potreste avere sulla partita IVA. Noi ci vediamo in un prossimo video.